Su proposta dell'assessore con delega all'ambiente Nicola Campitelli, la Giunta ha provveduto all'aggiornamento dell'anagrafe regionale dei siti sottoposti a procedura di bonifica e dell'elenco dei siti potenzialmente contaminati. È stato inoltre ribadito che l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili venga attuato con un nuovo ordine di priorità. In primo luogo, deve essere rivolto ai siti di titolarità pubblica da bonificare interessati da procedure di infrazione UE e, in secondo luogo, a siti privati da bonificare interessati da gravi criticità ambientali e dissesti geologici, idrogeologici, per cui necessitano interventi urgenti e indifferibili.